perseguire l'interesse generale ed assicurare in modo uniforme in tutte le aree del Paese decisioni efficaci a garanzia dei diritti fondamentali e della pari dignità sociale sono condizioni imprescindibili per preservare la coesione sociale, per innalzare il ritmo di sviluppo e il livello di competitività, per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lette dal prefetto dell'Aquila Francesco Alecci, il senso profondo del 2 giugno, lo scoccare del 69° anno da quel referendum del 1946 che sancì la scelta di popolo per la democrazia e la Repubblica. Nel capoluogo abruzzese la cerimonia si è svolta, come la laica liturgia vuole, alla presenza delle autorità civili e militari davanti al monumento alla Villa Comunale, scandita dall'alza bandiera, dall'esecuzione dell'inno nazionale, dalla deposizione della corona ai caduti, da un minuto di silenzio e di raccoglimento, dalla lettura della preghiera per la patria. Al termine della manifestazione sono state poi consegnate le medaglie d'onore concesse ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti. Felice Purificato di Villa Santa Lucia, Primo Valeri di Vittorito, Walter Irti dell'Aquila, Donato Porrelli di Picinisco, Arturo Quaranta di Barrea. E anche una onorificenza di vittima del terrorismo al carabiniere in congedo Vito Tocci di Campo di Giove. In una notte del maggio del 1991, mentre era di pattugliamento a Rimini, fu trafitto da un agguato da 7 pallottole esplose dai criminali della famigerata banda della Uno Bianca. Così senza un motivo, per il solo sadico piacere di veder scorrere il sangue. Io sono stato colpito praticamente in un agguato armato, tesaci sempre da questo famigerato gruppo, dove riportavo ferite d'arma da fuoco, di cui ho 4 pallottole ritenute. E attualmente ci convivono insieme.